Ciao amici di Radio UCI, sono Mattia e nel video di oggi ti parlo del nuovo DPCM di Natale delle ricariche RDC del mese di dicembre. Ma prima di cominciare, se apprezzi il nostro lavoro di approfondimento quotidiano, faccelo sapere mettendo un like a questo video e soprattutto, se vuoi saperne ogni giorno di più su fisco, previdenza e agricoltura, torna a trovarci anche domani oppure valuta l'idea di iscriverti al canale e attivare la campanellina. Così sarà YouTube a farti sapere quando pubblichiamo un nuovo video. E ora vediamo subito che succede con il nuovo DPCM per le festività di Natale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ieri 2 dicembre, che contrariamente alle aspettative di molti non prevede nessun tipo di allentamento delle restrizioni. Restano attivi il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino anche nei giorni di festa. Il nuovo decreto entra ufficialmente in vigore a partire da oggi, 3 dicembre, e come prima cosa estende la durata delle misure restrittive del decreto precedente, per intenderci quello delle zone gialle, rosse e arancioni, di altri 20 giorni, portando quindi la durata totale delle misure restrittive a circa 50 giorni. Poi il nuovo decreto vieta la circolazione tra le regioni dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, a meno che questi spostamenti non siano motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o di necessità. In più, nei giorni del 25 e 26 dicembre, cioè Natale e Santo Stefano, e il 1 gennaio 2021, non sarà possibile nemmeno spostarsi tra diversi comuni, sempre con l'eccezione delle comprovate ragioni. Tuttavia, in entrambi i casi sarà consentito il rientro alla propria residenza o abitazione, ma non lo spostamento verso le seconde case che si trovano in altre province autonome o regioni. In particolare, quest'ultimo divieto diventa più aspro a Natale, Santo Stefano e Capodanno 2021. Infatti, in questi giorni non sarà possibile andare nelle seconde case se si trovano in comuni diversi. In ogni caso, è atteso nelle prossime ore anche un nuovo decreto che dovrebbe introdurre misure più restrittive per quanto riguarda il coprifuoco. Non appena ci saranno aggiornamenti, vi facciamo sapere. E adesso passiamo alle ricariche del reddito di cittadinanza di dicembre 2020. Anche in questo caso bisogna fare un discorso diverso per le varie platee di beneficiari. Cominciamo con i terminator di novembre, e cioè i percettori di reddito e pensione di cittadinanza che nel mese di novembre 2020 hanno ricevuto l'ultima ricarica dei primi 18 mesi. In poche parole, si tratta delle persone che hanno fatto domanda per il reddito di cittadinanza nel mese di maggio 2019 e hanno ricevuto la card con la prima ricarica nel mese di giugno 2019. Per questi beneficiari, dicembre 2020 rappresenta il mese di stop delle ricariche e allo stesso tempo rappresenta il mese in cui sarà possibile presentare la domanda di rinnovo. A quel punto si potrà ricevere il reddito di cittadinanza a partire dal mese di gennaio 2021 per altri 18 mesi. Attenzione, ti ricordo che a partire da gennaio 2021, non solo per questi ultimi, ma per tutti i beneficiari, sarà necessario aggiornare l'ISEE, e cioè chiedere un ISEE 2021. Passiamo adesso ai beneficiari del reddito di cittadinanza, cosiddetti terminator di ottobre, e cioè quei percettori che hanno presentato la domanda di RDC nel mese di aprile 2019, che hanno ricevuto la card con la prima ricarica a maggio 2019. Per questi beneficiari, ottobre 2020 è stato il mese dell'ultima ricarica delle 18 del primo ciclo e di conseguenza novembre 2020 è stato il mese in cui effettuare la richiesta di rinnovo. Se l'esito del rinnovo è stato positivo, questi beneficiari otterranno la prima ricarica del secondo ciclo di RDC intorno alla metà del mese di dicembre 2020. Una piccola parentesi. Vale la pena ricordare che se la domanda di rinnovo è stata presentata dalla stessa persona che aveva effettuato la prima domanda di reddito di cittadinanza, allora la card RDC dopo il rinnovo sarà la stessa. Al contrario, se la domanda di rinnovo sarà presentata da un'altra persona appartenente allo stesso nucleo familiare, allora sarà necessario ritirare una nuova card presso gli uffici di Poste Italiane. Le stesse date di ricarica che ti ho appena detto saranno valide anche per le persone
che hanno presentato per la prima volta la domanda di reddito, pensione di cittadinanza nel mese di novembre 2020. Per questi beneficiari, se l'esito della domanda è positivo, sarà possibile ritirare la card degli uffici di Poste Italiane intorno alla metà del mese. Ma attenzione, ci tengo a fare un piccolo appunto. Quando presentiamo la domanda di RDC, riceviamo nel giro di qualche giorno un SMS da INPS con il codice di protocollo della domanda. Tanto per cominciare, se possibile, salviamo quel messaggio e soprattutto il numero di protocollo. A quel punto, per andare a ritirare la card, dovremo aspettare un secondo messaggio, questa volta da parte di Poste Italiane, che ci invita presso gli sportelli del nostro territorio per ritirare la card. Però bisogna sottolineare che per diverse ragioni non a tutti arriva il secondo messaggio di Poste. In questo caso la soluzione è semplice: se abbiamo la possibilità, controlliamo prima di tutto l'esito della nostra domanda dal sito INPS oppure dal sito redditodicittadinanza.gov.it. Se l'esito è positivo, possiamo recarci direttamente presso l'ufficio di Poste Italiane di competenza sul nostro territorio, rispettando tutte le misure di sicurezza, oppure contattarlo telefonicamente e chiedere se la nostra card sia già disponibile. Se sì, potremo recarci lì con un documento d'identità in corso di validità e il nostro codice fiscale e ritirare la nostra card. E per finire il video di oggi, passiamo alle ricariche cosiddette standard del reddito di cittadinanza, cioè i beneficiari che non si trovano al primo mese di RDC e i terminator dei mesi precedenti a quello di dicembre e della pensione di cittadinanza, che ti ricordo non è mai soggetta allo stop. In linea teorica, per rispondere ai tanti che ce lo hanno chiesto, sebbene la ricarica dovrebbe arrivare intorno alla fine del mese come sempre, abbiamo ricevuto indiscrezioni che sostengono che proprio come lo scorso anno la ricarica del mese di dicembre potrebbe arrivare con qualche giorno di anticipo, visto e considerato che le festività di Natale e Santo Stefano cadono di venerdì e sabato, mentre il 27 cade di domenica. A quanto pare le ricariche quindi potrebbero davvero essere anticipate di qualche giorno. Sembrerebbe intorno alla data del 21, ma in mancanza di indicazioni ufficiali non ci sentiamo in tutta onestà di dare seguito a questa notizia. E quindi non possiamo che aspettare i risultati delle elaborazioni dei sistemi INPS o, in alternativa, un comunicato ufficiale che confermi la situazione. Detto questo, io ti ringrazio per aver guardato fin qui e noi ci sentiamo domani con un nuovo video. Ciao! Radio UCI.